Verso il futuro, che è una raccolta di inediti di Pinuccio Tatarella, edizione che ha curato la Fondazione Tatarella, e qui abbiamo con noi questa sera un autorevole rappresentante, oltre che vicepresidente della Fondazione Tatarella, che è Fabrizio Tatarella, nipote di Pinuccio e figlio di Salvatore, il fratello parlamentare europeo, sindaco di Cerignola e quant'altro. Vogliamo iniziare questa serata con la proiezione di un video in cui apparirà Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che parla appunto dell'azione meritoria della Fondazione Tatarella, soprattutto in riferimento poi anche a questo lavoro, a questa raccolta di inediti e al loro messaggio politico culturale. Allora vorrei pregare un po' Cosimo di dare avvio alla proiezione. Grazie dell'invito, saluto e ringrazio ancora la Fondazione Tatarella per aver organizzato questa iniziativa, per l'attività incessante che porta avanti per far conoscere agli italiani l'eredità politica e culturale di Pinuccio Tatarella, di un protagonista indiscusso della storia repubblicana. Occasioni come queste sono la conferma della vicinanza di Fratelli d'Italia alle fondazioni, ai think tank, agli archivi, ai depositi del sapere, ai centri studi, a tutte quelle realtà che sono... Ovviamente si capisce che il video è stato fatto e confezionato prima delle elezioni, e quindi quando Giorgia Meloni era leader di Fratelli d'Italia ma ancora non era Presidente del Consiglio. Iniziamo subito, diciamo, la serie degli interventi, invitando il sindaco a portare il suo saluto, a esprimere qualche sua considerazione, non prima di avergli comunicato, c'entra poco forse con la serata, ma lo voglio fare, di aver poco fa donato alla Biblioteca Comunale di Montalbano di Policoro tre volumi che riguardano un personaggio che appartiene alla storia comune di Montalbano e Policoro, che è Francesco La Monaco. Uno di questi volumi è del 1911, fatto su Francesco La Monaco al cinquantenario dell'Unità d'Italia. Li ho consegnati in attesa di farli catalogare. Allora la parola a Enrico Piano. Un attimo che non si sente il microfono. Sì, grazie, buonasera a tutti. Io porto il saluto istituzionale dell'amministrazione comunale di Policoro, lo ringrazio, non conoscevo la notizia che mi ha dato il professor Giordano, ringrazio per questo dono alla nostra comunità. Il tema della serata, la destra verso il futuro, mi verrebbe da dire che è già importante in quest'epoca difficile, complicata, avere un futuro. Devo dire che questa tradizione politica ha saputo nel corso del tempo trovare una strada per coniugare i propri valori rispetto alla complessità della nostra società, dell'attuale società. Non è capitato a tutte le grandi tradizioni del Novecento, e penso che in grandissima parte il merito va dato anche agli uomini che hanno saputo, diciamo, adeguare i valori, le tradizioni, le storie politiche importanti del Novecento alla complessità della società. E uno di questi è stato certamente Pinuccio Tatarella. Quindi io non voglio rubare altro tempo alla platea che è nutrita, agli interventi che sono nutriti, porto il rinnovo e il saluto dell'amministrazione, vi auguro un buon dibattito. Grazie al sindaco, sono previsti, illustro brevemente il programma, diciamo tre interventi che riguardano specificatamente il libro e la lettura del libro, e poi seguirà il dibattito programmato. Comincerò da me stesso a contenermi in tempi, come devo dire, essenziali, non voglio usare la parola breve per non censurare nessuno, tempi essenziali, mirando al cuore dei problemi che si vogliono sollevare o eventualmente dibattere e trattare. E comincia con illustrarci la sua lettura Pino Callà, che è segretario del Circolo Locale di Fratelli d'Italia. Tutti presenti, il privilegio di fare da padrone di casa e quindi anche il compito di salutare ovviamente tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia e tutti gli amici che ci hanno questa sera raggiunti. Devo peraltro rappresentare rispetto agli interventi presenti l'onorevole Cagliata è impossibilitato a raggiungerci questa sera per procrastinarsi degli impegni in Parlamento, altrettanto per vale per il senatore Gianni Rosa e per l'onorevole Aldo Mattia. Quindi un ringraziamento a tutti i presenti, che cominciare dal nostro consigliere regionale Rocco Leone, al sindaco, al vice sindaco di Policoro Massimo Padula, l'assessore Scarcia,
al segretario regionale di Gioventù Nazionale Michele Giordano, al dirigente nazionale Rocco Tauro, quindi un benvenuto a Policoro, che abbiamo il privilegio questa sera di ospitare e di dare il benvenuto all'amico Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione Tatarella. Il mio sarà un intervento, un'introduzione che vuole in qualche modo mettere in evidenza quella che è la figura di Pinuccio Tatarella in quanto il sottoscritto ha l'ardire di definirsi tatarelliano doc. Ritengo che sia, per mutuare tre oggettivi che possono in qualche modo riassumere il pensiero di Pinuccio Tatarella, io direi il coraggio, la lungimiranza e la visione. Pinuccio Tatarella, che ha peraltro, voglio dire, attraverso questi scritti che sono stati rinvenuti durante il lavoro di digitalizzazione della Fondazione Tatarella e che si riferiscono a 20 interviste tra il novembre dell'86 e il dicembre del 93, tracciano quella che è una sorta di itinerario dei tratti salienti che hanno condotto la destra al congresso di Fiuggi e all'approdo al profilo di una destra di governo. Quello che in qualche modo caratterizza la figura di Pinuccio Tatarella è il suo motto era conservare innovando. Lui era interprete auspicava una destra dall'identità dinamica, una destra che faceva della contaminazione il suo tratto distintivo. Ha peraltro, attraverso le sue riviste, che citiamo, alcune delle quali Repubblica Presidenziale, Il Centrodestra, Millennio, che peraltro io diciamo, leggevo in maniera assidua, lanciato quello che era il suo manifesto programmatico, che ha in qualche modo contraddistinto quello che ci ha portato poi alla sorte dei Fiuggi del 1995. Una destra che aveva l'ardire di rappresentare una sintesi tra i filoni della destra culturale, la destra liberale nazionale della destra storica, con l'esperienza di Minghetti, la destra nazionale e sociale, che era la destra ovviamente che si riferiva al Movimento Sociale Italiano, la destra cattolica, che era una parte di destra che rappresentava e che animava, se vogliamo, l'anima liberale della Democrazia Cristiana, quella che si riferiva all'anima degasperiana del cattolicesimo liberale. Quindi con una destra che aveva un'identità dinamica, che non si guardava l'ombelico, che si interrogava sulla necessità di tracciare una rotta, di tracciare una prospettiva, nel tentativo di non indugiare a ritracciarsi in una ridotta identitaria, nel tentativo di ritagliarsi una sua centralità. E il pensiero di Pinuccio Tatarella tiene anche conto di tutti gli accadimenti che sono avvenuti, ricordiamo il referendum e tutto il resto, oggi la capacità di una destra di ritagliare la sua centralità guardando ai voti cattolici, guardando a fette di elettorato che tradizionalmente non hanno guardato alla destra politica italiana. Una destra che, così come aveva avuto modo di tracciare nel documento per l'Alleanza Nazionale che aveva accompagnato il congresso di Fiuggi del 1995, in cui si materializzò sostanzialmente la destra di governo, aveva tracciato quelli che erano i principi cardine, una destra che era convintamente atlantista, e oggi lo vediamo con le posizioni fratellitarie. La destra di Pinuccio Tatarella era convintamente atlantista, era convintamente europeista, parlava di Europa dei popoli, di Europa delle nazioni, ma una destra che era convintamente europeista. Una destra che declinava il principio del presidenzialismo, il principio della partecipazione istituzionale e sociale. L'idea, quindi, lo diceva prima anche il messaggio di Giorgia Meloni, la Repubblica dei cittadini, l'elezione diretta del Capo dello Stato, accompagnata quindi da una riforma elettorale maggiorità che consentisse ai cittadini attraverso la sera del voto di sapere chi è che vinceva le elezioni e che garantisse la possibilità poi ad una maggioranza di poter governare. E la partecipazione quindi, diciamo anche sociale, guardando anche il modello della partecipazione, della cogestione che c'è in Germania, la partecipazione agli utili, ma una partecipazione anche di carattere nel rafforzamento di quelli che sono gli istituti di democrazia diretta, ad esempio l'idea dell'introduzione del referendum propositivo, che è uno dei punti cardine attraverso i quali si possono rafforzare questi elementi. Sì, e in questo sta, voglio dire, in questo si può riassumere quella che è il profilo di innovatore di Pinuccio Tatarella, che ha avuto la capacità di tracciare, e questi 19 stagi, appunto, interviste di cui il libro si compone, che peraltro ha la prefazione di Giorgia Meloni, la,
l'introduzione del professor Parlato e la postazione di Francesco Giubilei, che è il presidente della Fondazione Odarelli, ha il compito di tracciare una rotta che, se vogliamo, ha creato le premesse di quella che è la situazione attuale che ci vede, che vede la destra politica per la prima volta nella storia ad avere al governo della nazione con il proprio leader, tra l'altro anche prima donna premier, e sono scelte queste che affondano le radici in quella che è stata l'intuizione di Pinuccio Tatarella e della destra politica. Credo che sia assolutamente fondamentale in una fase come questa, in cui oggi la destra ha questo compito di misurarsi ai massimi livelli con responsabilità del governo del paese, a fare proprio questo principio per testimoniare agli occhi degli osservatori internazionali la capacità davvero di poter corrispondere in pieno alla fiducia accordata. Io ritengo che da occasioni come questa, ecco, noi tutti dobbiamo, classe dirigente, dobbiamo cogliere gli spunti per rendere la nostra presenza sul territorio ancora più qualificante, in nome anche di quelli che sono gli insegnamenti di Pinuccio Tatarella, che è e rappresenta l'anima della destra politica che oggi governa e che oggi costituisce un orgoglio e anche se vogliamo il coronamento di tutti i sacrifici e tutto l'impegno profuso. Grazie per la presenza, grazie all'amico Fabrizio Tatarella, io cedo la parola per la minoranza di un caro proprio. Grazie. Allora, per intanto mi preme giustificare i parlamentari che erano portati dubbiosamente presenti, perché sono nel pieno diciamo, della loro attività, soprattutto nella conversione poi in legge del progetto di governo di finanziaria dei quali si è parlato fino alle ultime ore. Così come l'assessore Latronico è impegnato a Roma, lo stesso per impegni istituzionali, non poteva essere presente. Ci dovrebbe raggiungere più tardi invece Pier Giorgio IV, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, nonché segretario regionale di Fratelli d'Italia. La serata è organizzata da due associazioni di carattere culturale. La Fondazione Tatarella, che tra l'altro ha un patrimonio librario, archivistico, che è stato dalle sovrintendenze indicato da tutelare come valore, di bene culturale a tutti gli effetti. E inoltre il Circolo Culturale L'Arco, che è un'associazione di promozione sociale scritta al RUNS, che sarebbe il registro unico delle associazioni del terzo settore, che è uno strumento legislativo elaborato da pochissimo, andato in vigore da pochissimo. I libri, mi preme fare anche lo spot pubblicitario, sono in vendita a fianco qui per chi volesse acquistarli e volesse leggere il libro, al costo di 15 euro. Come da ogni trasmissione, anche in questo è necessario fare lo spot pubblicitario. Tra l'altro il ricavato di questi libri vanno all'attività della fondazione, quindi è anche una maniera per sostenere la fondazione, che sta accumulando tante attività meritorie. Detto questo, vengo un po' ad esprimervi la mia lettura di questo libro. Si tratta di un insieme di articoli pubblicati su Secolo d'Italia, sulle tante riviste dirette da Pinuccio Tatarella, Repubblica Presidenziale, Repubblica Nazionale, Millennium e quant'altro. A partire dal 1986, quindi quando ancora l'avvento della cosiddetta Seconda Repubblica sembrava lontana, ma quando all'interno del Movimento Sociale Italiano il dibattito su cosa dovesse diventare questo partito cominciava a diventare più stringente, più rigoroso, anche più serrato per certi versi, con momenti anche di tensione in alcuni casi, fino al 1993, che è l'anno che apre con la vittoria in molti comuni e città medio-piccole d'Italia del Movimento Sociale Italiano la stagione della cosiddetta Seconda Repubblica. Sono articoli che erano indirizzati ad un largo pubblico, quindi hanno un linguaggio estremamente semplice, però congruo e anche, pesante, cioè linguaggio capace di trasmettere contenuti concettuali abbastanza cospicui e solidi per certi versi, con anche talvolta un filo di ironia che è tipico della personalità, della cifra umana e politica di Pinuccio Tatarella, soprattutto nello scegliere alcune metafore per indicare alcuni passaggi di quello che per lui era il processo che doveva portare
il movimento sociale ad essere poi destra di governo. Quindi è un'antologia di scritti che, partendo dall'86 e concludendosi nel 93, ha come finale poi la riproposizione delle cosiddette tesi di Piucci, cioè le tesi congressuali che diedero inizio alla vita di Alleanza Nazionale. C'è la prefazione di Giorgia Meloni che riassume quello che ha detto adesso attraverso il video, l'introduzione anche di uno storico, Giuseppe Parlato, uno storico amico della Fondazione che partecipa a parecchie attività della Fondazione per dare un inquadramento storico appunto e spiegare la genesi di questi articoli e la finalità anche storica di questi articoli. Poi c'è la prefazione di Fabrizio in quanto vicepresidente della Fondazione Tatarella e poi la postfazione di Francesco Giubilei, che è l'editore, che è il presidente anche di, no, è il vicepresidente di Nazione Futura, della quale invece Fabrizio è il presidente, il presidente di Nazione Futura, un think tank si direbbe in inglese, diciamo un circolo di pensiero, diciamo all'italiana, per essere un minimo sovranisti anche nell'uso della lingua italiana, che elabora tesi politiche, tesi sociali ed economiche a servizio del mondo conservatore italiano e quindi della grande area di centrodestra, di destra-centra del mondo politico italiano. Questa rettifica del linguaggio è anche necessaria, non so se avete saputo, ma Fratelli d'Italia con le mani di Roberto Menia ha presentato un Parlamento per iscrivere nella Costituzione che la lingua ufficiale della Repubblica Italiana è l'italiano, perché questo in Costituzione non è scritto purtroppo, forse lo si dava per scontato, ma adesso, oggi come oggi, non è tanto da dare per scontato questo aspetto qui. Quindi questa è la struttura del libro, i temi sono quelli del presidenzialismo, che serviva nella visione di Lucio Tatarella a realizzare una sutura, una riconnessione tra quello che era il paese reale e quello che stava diventando con la fine della Prima Repubblica il paese legale, riprendendo un'espressione di un intellettuale molto caro a Pinuccio, cioè Prezzolini, utilizzava questa metafora per dire che la Repubblica presidenziale poteva assolvere a questa funzione storica quando si era consumata questa frattura profonda tra paese reale e paese legale, quello di rimettere insieme il paese reale con il paese legale, come dando al paese reale, al popolo italiano, la possibilità di scegliersi il capo dello Stato, cioè il massimo vertice della Repubblica, quindi realizzando un parametro di partecipazione che è il massimo che si possa per certi versi pensare. Poi c'è il tema anche del traghettamento della destra e del sistema politico italiano dal multipartitismo del proporzionale al bipolarismo del sistema elettorale maggioritario. Con un sistema elettorale maggioritario non può esistere più un centro se non come un luogo dall'equilibrio instabile, ma esiste un centrodestra e un centrosinistra, una destra-centro e una sinistra centro. Il centro può avere soltanto una funzione provvisoria, ma se non si riconnette o ad una destra o ad una sinistra in quel tipo di sistema elettorale politico nuovo che lui prefigurava ed immaginava, non è possibile realizzare quella che Moro definiva la democrazia compiuta, la democrazia dell'alternanza, la democrazia nella quale non c'erano conventio ad excludendum, cioè partiti che non avevano diritto a poter aspirare al governo della nazione. Poi vi è un altro messaggio che io ho colto un po' a distanza di anni. Le mie origini, come devo dire, culturali, politiche, sono un po' di impronta diversa rispetto a quelle, senza voler fare paragoni assolutamente sproporzionati, di Pinuccio Tatarella, nel senso che la mia provenienza è quella della destra sociale e lette queste pagine a suo tempo, perché io le lessi sul Secolo d'Italia e sulle riviste che ricevevo, tra l'altro una di queste riviste era Comune Nazionale, dedicato ai consiglieri comunali, lui fu dirigente del Dipartimento Enti Locali del Movimento Sociale Italiano, che era una rivista bellissima, nel senso che aiutava davvero i consiglieri comunali ad espletare il loro compito all'opposizione oppure al governo, raramente di qualche comune.
perché c'era la contingenza storica, no? Anche del dibattito politico serrato interno su cosa dovesse essere il movimento sociale. Lette queste righe invece a distanza di 23 anni assumono anche un valore, un significato diverso. In fondo la destra che propone Pinuccio Tatarella, che proponeva, anzi il centrodestra che proponeva Pinuccio Tatarella, e non si contentava nemmeno del centrodestra perché predicava addirittura di andare oltre il polo del centrodestra, era un soggetto politico, un insieme di soggetti politici plurale, che potesse tenere insieme con un'ammirabile sintesi la destra nazional conservatrice, liberal nazionale, liberale cattolica, ma anche quella popolare e sociale. Perché se si aspirava a risucchiare nel sistema bipolare gran parte di quello che era l'elettorato di riferimento della Democrazia Cristiana, non si poteva essere, non si poteva non essere anche referente politico di un elettorato che aveva una larga e stratificata base popolare, che era quello appunto della DC. Per cui a lui non erano estranee anche queste ambizioni e queste aspirazioni. Lo dice testualmente quando a pagina 58 del libro, sono afferma, coniugando l'analisi di La Spina, l'alternativa non può essere di sinistra, con l'omissione di Montanelli, nessun riferimento alla destra, nasce un altro interrogativo. In un momento di assestamento delle aree politiche e culturali, non diventa necessario il potenziamento, l'aggiornamento e il ridefinirsi di una destra politica moderna, sociale, produttivistica, capace di togliere voti alla DC, di dare valori agli interessi diffusi nella società, parla di interessi diffusi nella società, che non possono limitarsi a cerchie ristrette di elite economico-finanziarie, che sono quelle cui fa riferimento magari una destra simplicita, meramente liberale e basta. Quindi c'è nella proposta politica di Pinuccio Tatarella anche questa componente importante che deve mettersi insieme alle altre componenti ed una sintesi politica quasi alchemica deve generare quello che è il governo della nazione dal versante appunto di centrodestra. Questo aspetto lo coglie anche l'introduttore, lo storico Giuseppe Parlato, quando parla che negli intendimenti della destra di cui parlava Pinuccio Tatarella c'era anche quello di riprendere una vecchia legge che proponeva sempre il Movimento Sociale Italiano appena cominciava la legislatura, e che era quella sulla partecipazione agli utili nelle aziende e la partecipazione anche alla gestione delle aziende, cioè uno strumento partecipativo che non doveva consistere soltanto nella Repubblica presidenziale e nel dover partecipare all'elezione del vertice dello Stato, ma anche nella partecipazione alle strutture economiche della comunità nazionale e dell'Italia. E questa è una cosa di importanza enorme. Guardate, anche la Repubblica di Weimar, la fragilissima Repubblica di Weimar, era una Repubblica nella quale il Presidente della Repubblica era eletto dal popolo direttamente, però non aveva avviato meccanismi di partecipazione a livello socio-economico, e quella Repubblica finì come è finita, finì preda del nazismo e dimostra tutta la sua fragilità, perché la partecipazione è un concetto che non deve riguardare soltanto i nessi e i tessuti politici di una nazione, ma anche i nessi e i tessuti sociali che riguardano, accanto al paese reale, anche il paese reale, anche la società reale. Questo Pinuccio l'aveva colto abbastanza profondamente, e lo scriveva in questi articoli che sono pubblicati in questa raccolta, in questa antologia. Nella lettura di questa antologia, e vado per la conclusione, io questo aspetto nuovo ho colto, che all'epoca invece del dibattito serrato all'interno della destra del Movimento Sociale Italiano non avevo assolutamente colto, avevo trascurato, forse perché le urgenze della contingenza, la passione del dibattere, del discutere su quei temi avevano portato in secondo piano anche questi aspetti e questi significati che non sono assolutamente trascurabili. Passo adesso la parola anche a Fabrizio.
abbiamo deciso questa programmazione un po' della serata perché vogliamo offrire poi materiale, no, sul quale il dibattito deve in qualche maniera svolgersi e potersi dipanare. A tutti, chiedo scusa se mi alzo, ma avendo guidato dal bar sono stato seduto da oltre un'ora e mezza, quindi capirete che preferisco stare in piedi anche per vedervi tutti e per ringraziarvi del fatto di essere così numerosi questa sera ad ascoltare una testimonianza che è una testimonianza politica, una testimonianza di storia politica. È un libro che chiaramente è un libro di politica, è un libro di storia politica. Oggi questo paese ha bisogno di storia politica, ha bisogno di cultura politica, perché dopo una vita in cui la destra ha fatto della sua legittimazione ad esistere la battaglia, oggi finalmente è arrivata al governo. Preliminarmente mi sia consentito di ringraziare il professor Leonardo Giordano per aver organizzato questo bellissimo incontro. Non è facile parlare davanti a tanti amici come Nuccio Labriola, a tutta la classe dirigente del Metapontino di Fratelli d'Italia, saluto il consigliere qua, il consigliere Leone e gli amici, il sindaco, gli amici di riferimenti istituzionali, l'assessore e i parlamentari che pur non essendo potuti venire mi hanno con affetto chiamato e invitato a presentare questo libro in giro anche per la Basilicata. Perché questo libro, dovete sapere, che nasce, come avrete capito dal video di Giorgia, a febbraio in occasione dell'anniversario della scomparsa di Pinuccio, data dell'8 febbraio. Il problema è che io pensavo di limitarmi a febbraio, ma poi mi è stato chiesto di girare, sto praticamente girando ininterrottamente da febbraio, estate compresa per colpa delle elezioni politiche, per questo libro è diventato il manifesto politico. Come dice il mio amico Raffaele Fitto, questo è il manifesto politico di Fratelli d'Italia. Questo lascito, questa eredità di Pinuccio Tatarella, il suo testamento, il suo manifesto che, come dice Raffaele, ci induce a capire quello che dobbiamo fare, la strada che dobbiamo percorrere. E Giorgia l'ha capito perfettamente. Come nasce questo libro? O meglio, come nasce la Fondazione Tatarella? La Fondazione Tatarella nasce su intuizione di mio padre, subito dopo la scomparsa di Pinuccio, e comincia a fare una serie di iniziative. L'archivio di Pinuccio e Salvatore Tatarella è un archivio sterminato, è l'unico archivio della destra italiana. Si trova a Bari, in quella che è stata la sede di Alleanza Nazionale, prima del Movimento Sociale Italiano, in cui i fratelli Tatarella hanno vissuto, e constava di 900 faldoni. Voi pensate, perché io l'ho visitato, che l'archivio Andreotti consta di 3.900 faldoni. Diciamo che Andreotti ha governato un po' di più l'Italia dei 9 mesi in cui Tatarella è stato vicepresidente del Consiglio dei Ministri, e di quei 3.900 faldoni sono quelli che sono fruibili al pubblico. Secondo me ce ne sono tanti altri che non si possono vedere. Invece l'attività politica, il percorso politico di Pinuccio e Salvatore Tatarella dopo è tutto a Bari. Perché la Fondazione Tatarella, come dice Franceschini, l'ex ministro della Cultura, mi ha detto non sei tu che devi ringraziare noi per l'attenzione, i contributi che diamo alla Fondazione Tatarella per inventariare, digitalizzare, catalogare questo sterminato archivio della destra italiana, ma è lo Stato che ringrazia la famiglia Tatarella e i fratelli Tatarella per aver colmato un gap archivistico, documentale, bibliotecario, storico in Italia, perché non c'era una fondazione di destra in Italia. Ci sono tante fondazioni che tutelano la cultura socialista in Italia, la Fondazione Nenni, la Fondazione Craxi, la Fondazione Di Vagno qui vicino a Conversano, ci sono tante fondazioni che tutelano la cultura cattolica, la Fondazione De Gasperi, la Fondazione Andreotti, la Fondazione Sturzo, l'Istituto Sturzo, ci sono fondazioni che tutelano la cultura repubblicana, la Malfa, quella liberale, Einaudi, quella comunista, non si capisce quante ne sono, tra Gramsci, Di Vittorio, eccetera. Mancava in Italia una fondazione che tutelasse la cultura politica della storia, della destra democratica europea moderna e di governo. Non è un caso, diceva Franceschini, che si è intitolata al padre della destra democratiche di governo, perché Pinuccio Tatarella, come ha detto Giorgia prima, con questo video che mi accompagna da dietro le spalle praticamente da febbraio, perché è il continuo, il passaggio di consegne. Io ho scritto un articolo per Formiche in cui dico che Giorgia realizza il sogno di Pinuccio. Che significa? Pinuccio sognava una destra moderna, una destra europea, una destra che fosse un partito conservatore di massa, una destra che andasse al governo, che si giocasse la partita del governo. Giorgia Meloni ha realizzato un partito conservatore di massa, è diventata leader dei conservatori europei, quindi di una destra europea, e ha portato, in virtù di queste due promesse, la destra al governo dell'Italia. Ha riportato la destra al governo dell'Italia. E guardate che oggi era paradossalmente più facile di quando, e Nuccio lo saprà bene, nel 94 per la prima volta la destra va al governo. Perché quando Pinuccio portò la destra al governo nel 1994, l'altro giorno è morto il fratello separato di Pinuccio, Roberto Maroni,
quando cadde il governo Berlusconi, dopo 9 mesi soltanto, Tatrella e Maroni ancorarono la Lega al centrodestra, perché Bossi voleva andare da solo, andare a sinistra. Tatrella e Maroni fecero il blitz in commissione bicamerale, la bicamerale D'Alema Tatarella sulla riforma semipresidenzialista dello Stato, e Maroni non disse niente a Bossi e fece votare i leghisti a favore del presidenzialismo come voleva Pinuccio. L'importanza e il lavoro di questi due uomini, mi permetto di citare Roberto che è scomparso l'altro ieri, è stata fondamentale per ancorare la Lega al centrodestra, perché Pinuccio, lo troverete in questo libro, sognava una casa degli italiani al 65% non di sinistra. Aveva ragione, perché? Perché lui sosteneva che dal 48 ad oggi l'Italia è un paese prevalentemente moderato, prevalentemente di centrodestra. E qual era la battaglia di Pinuccio Tatarella? L'ha detto Giorgia prima. Pinuccio non è soltanto il padre nobile della destra democratica europea di governo Italia, è stato il precursore del centrodestra. C'è un passaggio nell'intervento di Giorgia che mi era sfuggito pur avendo sentito tante volte, in cui dice: questa destra non è stata sdoganata da nessuno. La destra non è stata sdoganata da Berlusconi, si sdoganano le merci. Quando Pinuccio decide di fare alleanza nazionale, accadono dei fatti importanti. Nell'89 cade il muro di Berlino, nel 92 c'è Tangentopoli, nel 93 vinciamo i primi sindaci, molti dei quali in Puglia. Alessandra Mussolini e Gianfranco Fini arrivano al ballottaggio a Roma e Napoli, portando il MSI a percentuali vicine al 35%, quelle identiche, secondo i sondaggi, a cui è portato Fratelli d'Italia. Ma vinciamo in comuni storici. E dov'è che Pinuccio fa lo step successivo? Quando il fratello, Salvatore, mio padre, vince nella città più rossa d'Italia, a Cerignola, la Stalingrado del Sud, finì a Milano Italia, trasmissione di Gad Lern. Quando capì che si vinceva a Cerignola, Pinuccio disse: possiamo andare al governo del paese. E accadde qualche mese dopo, nel 1994, nel marzo del 94, quando Tatarella si immaginò l'alleanza Lega Nord e Forza Italia, al nord polo della libertà e al sud polo del buon governo, Forza Italia e Alleanza Nazionale e i cattolici democratici della CDU di Raffaele, di Formigoni, di Buttiglione. Cos'è l'importanza di questo passaggio? È che il centrodestra, Berlusconi ha avuto un grande merito, è stato il federatore, ma l'ideatore, il precursore, quello che ha immaginato un centro alleato alla destra per portare la destra al governo, per costruire una destra alleabile, una destra che potesse andare al governo, è stato Pinuccio Tatarella. In questo libro è citato un esempio: nel 1960, per la prima volta, c'è il governo Tambroni, un governo a maggioranza democristiana con i voti esterni del Movimento Sociale Italiano. È la prima volta nella storia d'Italia che la destra appoggia un governo, il governo Tambroni. Che cosa accade? Il MSI decide di celebrare il suo congresso a Genova, città medaglia d'oro alla resistenza italiana. Accade, ci sono disordini, il MSI non riesce a celebrare il congresso, ma quello fu il pretesto per la sinistra per lanciare il centro-sinistra, ossia per lanciare la formula della convenzione excludendum nei confronti della destra italiana, ossia la destra non doveva mai governare. La destra, e l'avete sentito fino a poco prima che vincessimo le elezioni, e gli italiani oramai questa storia non ci credono più, grazie anche all'impegno di Pinuccio Tatarella per far sì che la destra fosse non più ancorata a un certo ritualismo, non più ancorata a un certo nostalgismo, non più ancorata al fascismo. Tatarella già negli anni 60-70 capisce che questa destra doveva essere una destra che andava oltre, che doveva essere, come diceva Pino Callà prima, atlantista, europeista, che non doveva guardare al passato, come dice Giorgia nella sua prefazione, non doveva avere il torcicollo del passato. Ecco perché è importante parlare di questo libro, perché è un libro che parla di tutti, perché è un libro che spiega quello che era il modello Tatarella. Guardate, noi nella storia della destra abbiamo avuto, io dico sempre, 3 modelli. Quello di Rauti, che immaginava uno sfondamento a sinistra, di una destra che andava a sinistra, e che purtroppo ha portato il partito MSI al minimo storico. Una destra almirantiana, una destra che tutelasse la destra, una destra identitaria, ma che non poteva andare al governo. Il modello Tatarella è quello vincente, che porta la destra al governo, perché immagina una destra che riesce a colloquiare, a interloquire, a dialogare col centro, a sfondare il centro e a occupare quello che è lo spazio politico del centro. Troverete diversi passaggi qui. Guardate, quando lui immaginava questo percorso, io ho trovato degli articoli che mi hanno fatto venire a raggelare il sangue. Io ho trovato un articolo della Gazzetta del Mezzogiorno del 1986, un'intervista doppia in cui c'erano, credo, o l'europeo o le politiche, un'intervista doppia al sottosegretario Solice della Democrazia Cristiana e al parlamentare Giuseppe Tatarella del Movimento Sociale Italiano. Questa intervista doppia, fatta da un giovane cronista, De Tommaso, che poi diventerà il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, De Tommaso dice: Solice, che cosa pensi di Tatarella? E Solice dice:
è un fascista, loro sono come Le Pen, non andranno mai al governo. Risposta di Pinuccio Tatarella: noi tra 8 anni vi scioglieremo, noi tra 8 anni prenderemo il posto della Democrazia Cristiana, noi tra 8 anni andremo al governo. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 8 anni. Ah, uno che ha questa preveggenza e dire questa cosa nell'86, quando era imperante il pentapartito, quando la Democrazia Cristiana aveva il 35%, era da prendere e da fare un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, e portarlo direttamente in ospedale. Ma la lungimiranza era quella di immaginare che qualcosa sarebbe accaduto, accaddero gli eventi della caduta del muro di Berlino e di Tangentopoli, ma accaddero soprattutto quelle vittorie, inizia una stagione di governo, un vento che soffiava a destra che spazzò la partitocrazia. Pinuccio presentava ogni legislatura in cui si presentava, in cui veniva eletto, come prima proposta di legge la riforma dello Stato in senso presidenzialista. Ma veniamo al libro. Il libro è stato ritrovato tra 900 faldoni della Fondazione Tatarella. Guardate, 900 faldoni sono qualcosa come questa stanza interamente occupata di scatole, di libri, di riviste, eccetera. Quando il Ministero della Cultura ci dà un finanziamento di 40.000 euro, io chiamo una cooperativa specializzata, io poi sono diventato anche un autodidatta archivista perché ho passato la pandemia intera con queste 4 bravissime ragazze, tutte di sinistra, perché è un ambiente di sinistra, poi racconterò una cosa che sia Giorgia Musumeci ci ha fatto ridere parecchio. Quindi questi diversi faldoni di Pinuccio e di Salvatore Tatarella dovevano aprirli e carta a carta inventariarli, catalogarli e poi stiamo procedendo adesso con l'Università di Bari a digitalizzarli. Per cui un'attività incessante, come dice Giorgio, soprattutto per me che giro, vengo, sono reduce da Teramo e devo tornare in Abruzzo a Pescara, perché questo libro oramai è diventato, come dicevamo prima, il leitmotiv di Fratelli d'Italia, la base della destra di governo. Quando arrivano queste ragazze, una di queste si rifiuta di aprire dei faldoni, caro Nuccio. Perché dice, qui c'è scritto FN17, FN24, io che ne so, qui è stato ucciso Bernardo Benedetto Petroni negli anni 70 a Bari, che ne so, bisogna chiamare la sovrintendenza, la polizia, scusa, ma che stai dicendo? No, perché sai, qui di destra, FN, cosa significa? Fronte Nazionale, Fascismo Nazionale, Forza Nuova. E io gli dico, guarda, noi possiamo chiamare lo storico collaboratore di mio zio e ci facciamo dire che cosa significano su questi faldoni queste scritte. Chiamo Vito Marzulli, dico, scusa, ma con il via voce, qui c'è una ragazza che prima di iniziare a lavorare vuole capire che cosa sono queste. Dice, Fabrizio, io non ci disse, FN, faldone numero 18, faldone numero 14. Per capire che, quale preconcetto, quale pregiudizio vi fosse nella guerra. Poi Tatarella è quello che ha chiuso i conti con il fascismo e dice a queste ragazze, lavorate tranquillamente, perché qui non troverete nulla di quello che vi immaginate. Qui c'è la storia dell'evoluzione del pensiero politico della destra di governo. Lavorando, queste ragazze un giorno mi chiamano e dicono, guarda avvocato, abbiamo trovato all'interno di questi 900 faldoni, c'erano tanti fascicoletti, in questo fascicoletto c'era un libro scritto che si chiama La destra verso il futuro, itinerario di una svolta di Pinuccio Tatarella, prefazione di Gianfranco Fini. Era un libro già con il visto si stampi a sua firma, già impaginato, di cui avevamo soltanto questo unico esemplare, con l'unica cosa che all'interno, girando, la prefazione di Gianfranco Fini non c'era. Quindi io chiamo Ignazio La Russa, chiamo chi aveva collaborato con mio zio per chiedere quale libro, di quale libro stessimo parlando, perché conoscendo tutti i libri di mio zio questo mi mancava. La Russa mi disse, guarda Fabrizio, quello è il libro che Pinuccio aveva in mente di portare al congresso di Fiuggi, ma che deve aver perso. Perché perde questo libro Pinuccio? Perché lo scrive fino al novembre del 1993, poi diventa vicepresidente del Consiglio dei Ministri Vicario, poi diventa ministro delle poste e comunicazioni, poi cade il governo, si ammala, scompare. Quindi questo libro viene perso, questo fascicoletto, in uno di questi 900 faldoni. Queste ragazze, facendo carta a carta tutti questi faldoni, lo ritrovano. Io capisco l'importanza del volumetto, capisco che arrivava fino al 93 perché evidentemente lui voleva spiegare alla classe dirigente di Alleanza Nazionale dove dovevamo andare nel 1995. Questo libro arriva fino al novembre del 1993, quando mio padre diventa sindaco di Cerignola, quando finiva Mussolini, portano MSI al 35% a Napoli, quando inizia la stagione della destra di governo qualche mese dopo, ma lui aveva raccolto questi articoli che aveva scritto, questi 19 articoli, e li aveva messi in ordine, in un suo ordine preciso, editoriali, una intervista, che ricostruiscono quella che era l'evoluzione, l'itinerario della svolta, per presentarlo al congresso di Fiuggi, che è lo storico congresso di Alleanza Nazionale.
Quello che vi sto per leggere, questo libro, oltre ad avere questi 19 articoli, un mio intervento, quella prefazione politica di Giorgia Meloni, l'introduzione storica del professor Giuseppe Parlato, il più importante storico vivente della destra italiana, nonché presidente della Fondazione Spirito di Felice, io ho deciso di aggiungervi alcuni estratti significativi del congresso di Fiuggi, cioè quello che Pinuccio non ha messo, perché non è riuscito a mettere, che sono alcuni estratti del congresso di Fiuggi e la sua ultima intervista, quella della mattina in cui scompare il 9 febbraio del 1999, che è il suo testamento politico, quando dice che la destra sarebbe dovuta andare oltre il polo, senza di lui, ma lui fa quell'intervista la mattina che muore. La destra politica non è figlia del fascismo, i valori della destra preesistono al fascismo, lo hanno attraversato e adesso sono sopravvissuti. È giusto chiedere alla destra italiana di affermare senza reticenza che l'antifascismo fu un momento storicamente essenziale per il ritorno dei valori democratici che il fascismo aveva conculcato. Il patrimonio di Alleanza Nazionale, il tessuto di quella cultura nazionale che ci fa essere comunque figli di Dante, Machiavelli, Rosmini, Gioberti, Mazzini, Corradini, Croce, Gentile e anche di Gramsci. Gramsci, che era un noto intellettuale di sinistra. Queste sono, è tratto dal documento Pensiamo l'Italia domani c'è già, noto come le tesi di Fiuggi, è l'atto fondativo della destra democratica italiana voluta da Pinuccio Tatarella. Senza questo atto, senza questo percorso, senza questo itinerario, quello che stiamo vivendo in queste ore, in questi giorni, ossia la possibilità di un governo a trazione di destra in Italia, non sarebbe mai potuto accadere. Guardate, leggendo questo libro ci sono dei passaggi illuminanti. Allora, sono degli articoli che lui ha scritto perché animava il dibattito politico, come molti di amici ricorderanno, con una serie di iniziative, di riviste, perché lui diceva che il sale della politica sono le riviste, sono i convegni, o faceva riviste che non avevano una grande diffusione dell'edicolo, ma avevano una diffusione interna per far capire al nostro mondo che doveva aggiornarsi, doveva andare avanti oltre certi steccati, oltre certi ritualismi e nostalgismi. La prima rivista che è citata in questo libro si chiama Destra Politica, con una rivista del 1986, quando all'interno della destra ci si divideva tra una destra che doveva essere di destra, una destra che doveva andare a sinistra, la collocazione era imprecisa, lui disse intanto ci chiamiamo Destra Politica, poi vediamo che cosa succede dopo. E in Destra Politica ci sono due passaggi che troverete nel primo degli interventi, del dicembre del 1986, che sono illuminanti. Il primo, che si chiama Le due rive, dice: destra e sinistra sono alternative, rappresentano valori alternativi, il centro non è un valore, è una zattera che ospita passeggeri, che va dalla riva destra alla riva sinistra, che ospita passeggeri quando le rive sono deboli, rimane senza passeggeri quando le rive sono forti. Questo articolo viene configurato nel 1986 come l'atto di nascita del bipolarismo, cioè lui vede con 8 anni di anticipo quello che sarebbe accaduto, cioè diceva ai centristi cattolici: o state a destra o state a sinistra, e siete più compatibili con la destra per valori sull'eutanasia, sulle droghe leggere, sull'aborto, siete più compatibili, amici centristi, amici cattolici, con la destra politica che sostiene le vostre battaglie, non con la sinistra che è antitetica culturalmente alle vostre battaglie. Ma c'è un altro passaggio ancora più significativo che a me fa venire i brividi ogni volta che lo leggo. Lui alla fine di questo editoriale dice: Destra Politica è una rivista che si rivolge soprattutto ai giovani, perché è una rivista che parla ai giovani, in quanto la prima generazione, quella dei padri fondatori della destra italiana, Michelini, De Marsa, Micromualdi, Almirante, è quella che ha vinto la battaglia della legittimazione della destra italiana ad esistere. Alla seconda generazione, la mia generazione, diceva Pinuccio, tocca una battaglia più importante, più ardua, più difficile, cioè loro ci hanno permesso di esistere, vincere la battaglia della legittimazione politica, mito realtà. E qual era il mito realtà? Quello di portare la destra al governo. E diceva: noi non la vedremo per poco, ma noi dobbiamo fare questo per la generazione, per i giovani che abiteranno la destra dagli anni 2000 in poi. È esattamente quello che sta succedendo, si rivolgeva a questa generazione, la generazione di Giorgia Meloni, che è nata e cresciuta nelle file di Azione Giovani, che ha vissuto la destra di governo. Pinuccio sapeva che lui magari non avrebbe fatto in tempo, come poi accade, perché fece il vicepresidente del Consiglio dei Ministri soltanto per 9 mesi, la gestazione della nascita di un bambino, il tempo in cui ci mette una donna a partorire. Ma perché Tatarella viene ricordato da Mattarella in occasione dei 20 anni della scomparsa alla Camera dei Deputati nel 2019? Guardate che il protocollo quirinalizio del Capo dello Stato prevede che il Capo dello Stato, e non è mai accaduto, mandi in occasione degli anniversari, dei convegni in memoria di Capi di Stato, Presidenti del Consiglio, si presenti
personalmente in prima fila ad ascoltare, come state facendo voi, un convegno in ricordo di un capo dello Stato o di un ex Presidente del Consiglio dei Ministri. Pinuccio non è stato né il capo dello Stato né il Presidente del Consiglio dei Ministri. E nella storia della destra italiana mai un Presidente della Repubblica, il più delle volte qualche capo dello Stato come Pertini si era limitato a mandare un messaggio scritto da leggere in occasione dell'anniversario della morte di Almirante, per dire, ma mai un capo dello Stato aveva perso un'ora del suo tempo per mettersi in prima fila e ascoltare in religioso silenzio un convegno in ricordo di un uomo politico di destra. Ma perché lo fa? Perché Tattarella, pur essendo stato 9 mesi vicepresidente del Consiglio dei Ministri, avendo, lui si scherniva sempre di essere stato il primo presidente, il primo uomo di destra proveniente dal Movimento Sociale Italiano a presiedere un Consiglio dei Ministri, perché è capitato che qualche volta Berlusconi non c'era, quindi lui li presiedeva in quanto vicario rispetto a Maroni, che era l'altro vicepresidente. Lui diceva sostanzialmente che questa era una battaglia importante. E quindi la destra politica è la prima rivista. L'altra rivista importante è quella che viene dopo, Repubblica Presidenziale, perché quando la Lega fa cadere il governo, lui decide di Repubblica Presidenziale nel 1991, lui firma un articolo che si chiama un'alleanza per il presidenzialismo, in cui chiama a raccolta tutte le forze socialiste, democristiane, liberali, ossia tutti coloro i quali non si riconoscevano nel presidenzialismo, per costruire un movimento che andasse oltre il Movimento Sociale Italiano. E quel pensare un'alleanza per il presidenzialismo è l'atto di nascita di Alleanza Nazionale con 3 anni di anticipo. Poi dicevo, nel 94, quando cade il governo di centrodestra, lui fa una rivista che si chiama Centrodestra. E i giornalisti gli chiedono, Tattarella, ma perché nel momento in cui il centrodestra va in crisi, Bossi fa cadere il governo, lei fonda una rivista che si chiama Centrodestra? E lui dice, è semplice, perché il centrodestra ha vinto le elezioni senza essere un'alleanza di governo, senza essere una coalizione di programma, di valori, era semplicemente una sommatoria elettorale di partiti che si mettevano insieme per evitare la gioiosa macchina da guerra di Occhetto di far vincere la sinistra, di portare per la prima volta il governo del paese la sinistra post-comunista. Quindi lui fonda Repubblica Presidenziale perché capisce che il centrodestra, fonda il centrodestra perché capisce che il centrodestra doveva diventare una coalizione vera e propria. Ecco perché Tattarella è il padre nobile anche del centrodestra, il precursore del centrodestra, con la formula vincente che da oltre 20 anni consente a noi di governare comuni, di governare regioni e di aver governato e di governare più volte la nazione, ma questa volta con una destra che guida il centro. Ecco perché è importante rileggere il suo lavoro, perché è importante parlare di Pinuccio Tattarella. Ci sono diverse cose che troverete all'interno di questo volume, di questo articolo. Tattarella arriva sostanzialmente all'intuizione di Oltre il Polo. La mattina che scompare appare questo, sul giornale di Montanelli, questa sua ultima intervista, in cui dice che voleva riconquistare i voti dei tabaccai, di Dini, che era stato eletto col centrodestra nel 96, fa vincere per la prima volta Prodi, perché voleva andare oltre il polo, voleva una riforma dello Stato in senso presidenzialista e sognava una destra che fosse autenticamente una destra di governo. Guardate, tutto questo è un patrimonio enorme che ci è stato lasciato da Pinuccio e che Giorgia ha saputo concretizzare. Guardate, stamattina è stata assegnata il 5° piano di Montecitorio, era i tempi di Alleanza Nazionale, il piano di Alleanza Nazionale, il piano in cui c'era la sala intitolata a Pinuccio Tattarella. Nel 2013, quando la destra ha toccato il momento più difficile della sua storia, perché eravamo divisi tra chi era rimasto nel partito di Berlusconi, tra chi era andato con Fini, tra chi era andato con la Meloni, tra chi era nella destra istorica, cioè noi leggiamo soltanto la destra elesse soltanto 9 deputati con Fratelli d'Italia, fu il minimo storico della destra italiana. E quando il 5° piano fu occupato dai 5 Stelle, i 5 Stelle la prima cosa che fecero, quando videro che ogni piano di un gruppo parlamentare ha una sala di riunioni di partito intitolata quella del PDS a Berlinguer, quella dei centristi a Moro, il 5° piano intitolata la sala Tattarella. I grillini, che non avendo cultura politica, dicono, ma chi è Tattarella? Cambiamo sala, chiamiamolo con un altro nome, chiamiamolo Beppe Grillo, chiamiamolo... E la prima ad opporsi fu la mia amica Giorgia Meloni, che disse, anche se oggi siamo divisi, anche se siamo soltanto in 9, prima su quel piano ne eravamo in 99, in 100, la sala Tattarella non si tocca. Fu il primo segnale di una chiamata alle armi per voler riunire il mondo. E a Giorgia va dato atto di aver ricostruito un mondo, di aver ricostruito il mondo
di Alleanza Nazionale principalmente, di aver saputo sfondare al centro come tante persone che non vengono dalla nostra storia, dalla nostra cultura politica, come Rotondi, che era un tatarelliano, come Raffaele Fitto, che non a caso ha una visione tatarelliana della destra italiana. Io spesso dico a Raffaele che noi siamo una coppia di fatto, siamo l'esperimento riuscito di Fratelli d'Italia, perché io vengo da destra a destra che guarda al centro, e viene da un centro che guarda a destra. Qui Raffaele è una persona che ha in Pinuccio, pur non venendo dalla storia della destra politica italiana, un riferimento concreto ed è diventato un riferimento anche nel governo molto importante, ma il lascito di questa storia, di questa tradizione ci fa capire che esisteva la possibilità di arrivare al governo, che Pinuccio l'aveva vista con 30 anni di anticipo e che Pinuccio rimane un riferimento politico importante di tutta la destra italiana e di tutto il centro-destra italiano, oltre ad appartenere a tutta la politica italiana. Perché guardate, è importante avere cultura politica. Noi oggi il quinto piano è stato riassegnato, dicevo, con la sala Tattarella a Fratelli d'Italia, quindi è stato un importante ritorno a casa, qualcosa che tutte le cose stanno tornando al loro posto. È importante fare cultura politica, e questo lavoro incessante della Fondazione Tattarella, raccontare che esiste una cultura di destra, perché quando mio padre fece la Fondazione Tattarella aveva una doppia sfida, tutta culturale prima che politica, dimostrare che potevano esistere anche fondazioni di destra di governo, e che si potesse fare anche cultura da destra. E non è un caso che il ministro della cultura di questo governo sia un giovane Gennaro, sia Gennaro San Giuliano, che fu un giovane tatarelliano che fu scoperto da Pinuccio e che Pinuccio volle alla direzione di Roma, e non è un caso che quella visione culturale, perché Pinuccio diceva non esiste politica senza cultura politica, è importante, Giorgio l'ha compreso mettendo un uomo di grande vicinanza a Pinuccio Tatarella come San Giuliano ad occupare un ministero importante. Guardate che la cultura è importante, la sinistra dopo quella d'oggi ha occupato quella casella culturale per formare le coscienze e per costruire consenso. Per questo è opportuno costruire, direbbe Oswald Spengler, una Weltanschauung, una nuova visione della cultura e della vita, guardando a destra in prospettiva politica futura e culturale. Io mi fermo qui e concludo sempre con una frase che mi piace molto, che mi è piaciuta molto, di Luciano Violante. Luciano Violante, in occasione di un anniversario di Pinuccio Tatarella, qualche anno fa, disse: Tatarella ci ha insegnato la differenza tra morire e finire. Tatarella è certamente morto perché non è più fisicamente tra di noi, ma il fatto che lui continui a parlarci dal suo archivio, dai suoi libri che vengono ritrovati per caso, e che la politica italiana faccia costantemente riferimento a lui dopo oltre 20 anni della sua scomparsa, significa che Tatarella è certamente morto, ma non è finito. Vendita, e poi ci sarà il firma libro in breve da parte del curatore e di Fabrizio. Lui ha citato Rauti, e il risultato uscito fuori dalla formula dello sfondamento a sinistra, la vecchia anima rautiana. Non posso esimermi dall'osservare che quella formula forse era troppo anticipatrice dei tempi. Se vediamo quello che è accaduto a Sesto San Giovanni, la Stalingrado d'Italia, laddove la figlia di Rauti è riuscita a captare il voto operaio deluso dalle derive che ha preso la sinistra dopo la caduta del muro di Berlino, capiamo che forse anche quella visione era anticipatrice, non era tanto, come devo dire, poteva peccare di presbiopia, ma non di miopia assolutamente, cioè guardava lontano, magari non sapeva vedere da vicino. Ma mi taccio qui, passo la parola adesso per il dibattito, per prima a Rocco Leone, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, e voglio salutare anche i familiari di un nostro militante di Fratelli d'Italia e della destra che non c'è più, che è Sabatino Casulli, la figlia Tonia e il figlio Francesco, che sono qui con noi, che vi a vederci, tutti. Ringrazio l'amico Leonardo Giordano, sempre presente quando si parla di temi culturali. Lui è stato l'animatore di sempre della cultura di destra in provincia di Matera e anche in Basilicata, no? Quindi lui è colui che ogni tanto ci dà una scossa di corrente, no? Per ricordarci che la politica è anche cultura, è anche passato e futuro, no? Ringrazio Fabrizio Tatarella per la sua
bella presentazione del libro, che ricorda un personaggio importante della destra italiana. Io, i miei amici ne sono testimoni, è stato un mio punto di riferimento. Da ragazzo avevo avuto la fortuna di conoscere molte volte, non mi ricordo a chi dicevo stasera, lui se ne andava in giro da solo con la sua macchina, con gli occhiali sulla fronte, e te lo vedevi lì da un momento all'altro a cercare di capire questo suo essere politico di alto rango, ma in molti momenti questo politico di alto rango si trasformava in uomo del popolo, in uomo che andava lì sul territorio per leggere le trasformazioni che un territorio vive, quello che per sentire le pulsazioni del popolo, no? Per sentire le pulsazioni di chi poi alla fine ti deve esprimere il consenso. La lungimiranza in politica qual è? La capacità visionaria di saper sognare. E Pinuccio Tatarella aveva questa caratteristica. Io ho visto la politica e passione, no? È una frase che io cito sempre durante le nostre campagne elettorali. La passione è anche sintomo di candore e di disinteresse personale, no? Lui ha fatto della politica un sogno, no? Perché tutti noi ricordiamo che veniamo da quel mondo della destra, com'era difficile fare politica a quei tempi, l'emarginazione all'interno dell'università, eccetera, eccetera. Lui ha avuto la capacità di sognare, noi non ci manca niente per poter essere, per governare i nostri comuni, per governare la nazione, per convincere, per portare dalla propria parte quella grande fetta di elettorato che molte volte nella divisione tra politica e società, perché questo è accaduto, Tangentopoli è servita per tracciare questa divisione, no? La politica era vissuta allora come un momento di chiusura, chi faceva politica viveva in quella stanza ovattata, lontano dai problemi della gente. Allora, qual è stata la differenza sostanziale tra lui e i politici di allora? Lui ha avuto la capacità di scendere e capire quali erano i temi veri di una società che si proiettava verso il futuro, perché la politica poi alla fine, qual è il ruolo della politica, Leonardo? Il ruolo della politica è quello di saper leggere quello che accade e proiettarlo verso il futuro, quello è il ruolo fondamentale di chi fa politica, no? Di vedere, cioè io dicevo ai miei amici, dico sempre ai miei amici, la differenza sostanziale sta nel fatto che si può camminare a testa bassa e si può camminare guardando le stelle. Chi fa politica deve imparare a camminare guardando le stelle, e sicuramente Pinuccio Tatarella questo ruolo lo ha svolto appieno, se siamo stasera qua a ricordarlo. Grazie e buonasera. Probabilmente hanno fatto attivismo politico a destra perché non hanno mai accettato quella arroganza culturale che veniva dall'altra parte, che non ha mai accettato quell'essere etichettato come sempre in difetto, insomma tutte quelle pregiudizi che molto spesso si volevano dare a chi non diciamo stava nella
nelle virgolette, non le parentesi accettate, almeno nella nostra esperienza dell'università, insomma, quello che poteva essere di moda in quel momento. Quindi, diciamo, chi come me ha iniziato a fare politica in Azione Giovani, in questo caso insieme a Pino Callà, è stato da sempre il mio segretario. Eravamo pure al funerale di Pinuccio insieme, è vero, questo lo ricordo benissimo a Bari. E chi, quindi dicevo, chi come me ha iniziato e ha fatto esperienza politica in Azione Giovani ha vissuto sempre una sensazione, lo ha sempre fatto con un valore innanzitutto di libertà, libertà di espressione, libertà di voler interpretare in un momento storico particolare quelli che sono dei valori che vanno declinati obbligatoriamente in chiave moderna. Quindi quando parliamo di destra moderna, mai come oggi, mai come oggi che si è in un punto storico ancora più importante dove la destra di fatto governa il paese, deve avere delle declinazioni ancora più importanti. Allora è lì che deve essere concentrato il nostro futuro, proprio per seguire il lavoro fatto e il merito che ha avuto Pinuccio Tatarella nella destra italiana, è quello oggi di ripercorrere quel tipo di pensiero ma anche declinarlo in chiave moderna. Quindi oggi secondo me lo sforzo di chi fa politica, di chi amministra, insomma di chi oggi si trova in primo piano a fare politica, è quello di veramente cercare di declinare in maniera nuova quelli che sono dei valori attuali. Allora a me viene in mente quello che è innanzitutto il merito, la meritocrazia, la responsabilità delle azioni che si compiono, metterci sempre la faccia e il fatto di essere liberi, sempre, perché se siamo stati liberi a fare politica quando tutti quanti ci volevano invece mettere ai margini, ma noi non l'abbiamo mai fatto per convenienza, se oggi siamo qua, è evidente, perché se avessimo voluto fare politica per convenienza sicuramente non saremmo mai stati sempre dalla stessa parte a destra, e che quindi mai come oggi abbiamo la responsabilità di portare avanti nelle nostre azioni, ma anche nel nostro vivere quotidiano, quei valori che vanno declinati veramente in una chiave sempre moderna. E quindi oggi quel testamento, quell'ascito che ci lascia Pinuccio Tatarella nella storia, è il nostro compito doverlo traghettare in un nuovo futuro, in una nuova modernità, e che sicuramente oggi essere conservatori non vuol dire essere legati al passato, ma vuol dire sicuramente leggere sicuramente sempre in modo migliore il futuro. Questo è il mio contributo. Rocco parlava della capacità di Tatarella di mettere le trasformazioni un po' di un territorio. Voglio portare brevemente una testimonianza. Nel 92 il senatore Monteleone organizza la festa tricolore qui a Policoro e gli fa presente che c'era, questa era una città che stava crescendo, che c'era bisogno di dare centralità politica a Policoro. Policoro diventa il capoluogo del collegio elettorale Metapontino-Senisese con la nuova legge elettorale maggioritaria. E Tatarella colse questa stimolazione perché lui contrattò, disegnò i collegi col famoso Mattarellum per testimoniare questa capacità di lettura. Ancora un po' la cortesia degli ospiti locali, l'assessore alla cultura Massimiliano Scarpa. Prima dell'assessore, il fondo di Pinuccio con la Basilicata, Pinuccio è stato candidato come mio padre tante volte all'Europeo che in Basilicata. Abbiamo fatto la campagna elettorale. Pinuccio si candidò nell'87 anche alle politiche, io ho trovato i manifesti in fondazione, non lo sapevo, sapevo da lui e da mio padre questa cosa, lui era candidato da Foggia a Bari e da Potenza a Matera del capolista, il numero 2 si chiamava Gay. E lui era impazzito per questo manifesto Tatarella gay, cioè dimostrano che la destra vince la giudizia anche contro gli omosessuali, non ci possono dire che siamo contro gli omosessuali perché sono una dimostrazione che innanzitutto mi associo ai saluti fatti dal sindaco, da Rocco Leone, da Marcello Padula, quindi benvenuto a Fabrizio Tattarella, al professore qui nostro amico da sempre, e a Pino Callà, antisegnano della destra policorese, che come dire, ha avuto tanti meriti, diciamo, in questa nostra città. La mia è una riflessione che parte da questo presupposto.
destra e sinistra sono dei concetti che vanno declinati durante un momento storico. Come ogni termine, come ogni posizione è soggetta a cambiamenti, quindi il tempo, lo spazio da questo punto di vista ne va a cambiare i connotati. Diceva giustamente prima Fabrizio Tatarella, questo è un libro che è stato scritto tra l'89 e il 93. 86-93. Bene, la domanda che dovremmo porci oggi è: qual è il futuro della destra dal 2022 ai prossimi 10 anni? Penso che questo possa essere il tema importante che dovremmo, su cui porre la nostra attenzione. Bene, io credo che ci siano due chiavi di lettura. Alcune di queste le ritroviamo nel pensiero di Tatarella, ovvero il presidenzialismo, il maggioritario, ma non per partito preso, ma semplicemente perché abbiamo una necessità come classe politica di rispondere in modo più veloce alle esigenze di una società mutevole. E allora, se questo è il presupposto di una risposta, di una politica a quello che succede quotidianamente, a quello che ci circonda quotidianamente, è necessario modificare l'organizzazione della politica stessa. Un sistema maggioritario è un sistema chiaro, dove chi vince governa. È un sistema che ha come pensiero sottinteso quello dell'alternanza politica, che è il sale della democrazia. Le più grandi democrazie internazionali, quella statunitense e quella inglese, si basano sul principio dell'alternanza, dove chi viene chiamato al governo decide, chi invece è soccombente in quella turnazione elettorale fa l'opposizione. Bene, è una questione di chiarezza. Il fatto stesso che il Parlamento inglese è non un emiciclo come quello italiano, ma in modo speculare, ci sono due parti diverse della stessa Camera, beh, sintetizza sostanzialmente una chiarezza di intenti. Poi ci sono delle differenze all'interno della destra, quindi dei Tories per essere più preciso, dei progressisti, quello sì, ma si parte da un concetto di chiarezza. Quindi la prima riflessione che io faccio è quella legata al sistema organizzativo che è necessario che venga cambiato, quindi il presidenzialismo da un lato e il sistema elettorale, che ancora una volta nelle ultime elezioni l'abbiamo visto quali sono stati tutti i suoi elementi fallaci. Il fatto di non avere una rappresentanza in Parlamento, secondo me, è un vulnus che va cambiato. Cioè, non è possibile andare in una cabina elettorale, mettere una X su qualsiasi simbolo e poi non sapere neanche chi si elegge. Ecco, questo secondo me è uno degli elementi che la destra al governo deve porsi come obiettivo. Abbiamo la necessità di sceglierci i nostri rappresentanti. E quindi la destra verso il futuro cosa fa? Legge questo tipo di situazioni e dà una risposta. Perché il fatto che non vadano a votare il 45% credo che sia un elemento che una politica lungimirante ne debba tenere conto. Poi c'è un altro problema, un altro tema. Ho finito. C'è un altro tema. Le contingenze. Oggi abbiamo delle difficoltà quotidiane, lo vediamo. Abbiamo l'inflazione che fino a 2 anni fa nessuno sapeva che fosse. Oggi tutti quanti parlano di inflazione, eppure l'inflazione già c'era. Perché era un tema che non tirava sui giornali, si voleva parlare solo del Covid, ma nel frattempo l'inflazione stava sotto. C'è il problema del rincaro della merce, tutta quella roba lì che per molto tempo, per molti mesi è stata lì, sui giornali, su qualche giornale, su qualche piccola colonna. Oggi invece la questione del rincaro dell'energia, è un problema con il quale dobbiamo fare i conti tutti quanti. Bene, allora qui arriva la riflessione politica. Noi come destra cosa facciamo? Quali sono le nostre proposte affinché l'Italia sovrana possa essere, da un punto di vista energetico, e quindi tutelare le tante famiglie? Quali sono le risposte?
dove andiamo a trovare il fabbisogno energetico che ci serve. Questo è uno dei temi fondamentali, perché per tanti anni l'abbiamo messo nel cassetto, l'abbiamo messo sotto il tappeto, eppure oggi in modo preponderante, perché prima o poi le cose arrivano, bisogna prendere le scelte se vogliamo il nucleare, se vogliamo qualche altra tipologia di energia, ma non possiamo far finta, come fa qualche altra parte politica, di fare i perbenisti, perché la questione è molto semplice, tutti quanti ogni giorno siamo persone energivore, siamo famiglie energivore, e allora se siamo una società energivora è necessario dare delle risposte a questo consumo, altrimenti dobbiamo trovare qualche altra soluzione, professore. Perché la differenza tra ieri e oggi, io la vedo in un semplice passaggio, oggi abbiamo bisogno di una classe politica che sappia decidere, la politica la prima cosa che debba fare è prendere decisioni, il tempo del parlare non è di questi tempi. C'è un'ultima riflessione, l'80% delle ricchezze sono nelle mani del 20% della popolazione, pandemia, situazione legata all'inflazione sta accelerando questo processo, chi prima aveva la possibilità di mantenere un substrato di tranquillità all'interno di una società, quindi il cosiddetto ceto medio, oggi è diventato ceto povero, e quando il ceto medio diventa ceto povero si crea un'instabilità all'interno di una società come quella nostra. E allora torniamo al tema, qual è la destra, qual è la risposta della destra verso il futuro? È provare a tagliare questi disequilibri sociali, perché adesso sono molto più ampi rispetto a prima. Chi guadagna 1.500 euro con un'inflazione al 10% in due anni, sì, perché si è giocato il 20% del suo stipendio, c'è una tassa impari che non è manifesta da nessuna parte, ma che al tempo stesso ci erode il nostro potere contrattuale. E allora ci sta un tema legato all'organizzazione, ci sono delle tematiche quotidiane dove il centrodestra, la destra al governo, deve dare risposte, quella dell'energia, quella dell'inflazione, quella della povertà, sono delle tematiche alle quali come non ci possiamo sottrarre, e una politica lungimiranza decide. Grazie. È stata approvata la finanziaria, vada proprio in questa direzione. Allora, abbiamo 12-15 minuti al massimo per tre interventi programmati, vi prego di stringere. Rocco Tauro, poi Nuccio Labriola, voglio coinvolgere, è stato amico nella testimonianza, e poi la voce di un giovane, il segretario regionale d'Italia, di Gioventù Nazionale, Michele Giordano. Bell'incontro, ringrazio gli organizzatori, da Leonardo Giordano a Pino Callà, a tutti gli amici che avete organizzato questo appuntamento culturale. Caro Fabrizio, io la sera del fine gennaio 95 ero all'altra parte della discussione congressuale. Ed eravamo all'altra parte perché secondo me quando in un partito si divideva con molta fretta, evidentemente non erano maturi i tempi della condivisione di un progetto. A molti apparve nei ultimi mesi del 94 come un qualcosa che volesse tagliare il tutto il passato. Il che va da sé che la preoccupazione era valida, era giustificato il momento in cui una parte, tantissimi, milioni poi italiani che erano sempre ci si trovavano tutta volta sconfortati, disorientati da un passaggio molto, per il nostro modo è pesantissimo quel passaggio dell'ultima pagina, devi convenire, in un mondo dove tutto era sempre allo stesso modo, scrivere quelle 15 righe non era una cosa facile, ambiente che era sempre stato da tutti contestato, emarginato, e poi trovarsi di fronte a un qualcosa totalmente diverso.
ed è stata lacerante per noi, perché si persero anche amicizie personali. Un gruppo verso la scelta di un partito, che era Fiamma Tricolore, e altri che erano verso l'Alleanza Nazionale. E fu un dramma per l'intero ambiente. Poi, nel tempo, ragionandoci sopra, caro Fabrizio, devo dire che ha ragione Pinuccio Tatarella come visionario di un qualcosa che poi è accaduto, ma aveva ragione anche Pino Rauti. Lo sfondamento a sinistra non fu un fallimento nel 91, perché non si capiva, perché era prematuro parlare. La Meloni, come diceva Leonardo Giordano, ha sfondato negli ambienti popolari, è stata abbattuta la pericolosità di un partito che aveva dei nemici della sinistra, ma non degli elettori di sinistra e del popolo e dei lavoratori. Questo fatto ha recuperato l'intera storia Missini, che si è innervata. Il discorso di Domenico Fisichella quando lanciò l'Alleanza Nazionale, quando ci rivedemmo, e che oggi siamo in Fratelli Italia. Ecco il percorso storico, come tantissimi di chi fece quella scelta nel 95, oggi siamo tutti in Fratelli Italia, perché abbiamo tutti e due accettato la divisione del 95 con spirito d'apertura, e abbiamo accettato vicendevolmente che la maturità di un partito, no? Da una maturazione delle idee possa essere guardata con una certa attenzione, ma mai a dimenticarci il 26 dicembre 1946. Noi possiamo aprirci a tutti e a tutto, ma non possiamo mai dimenticarci dove veniamo. L'intelligenza è quello che oggi dobbiamo rispondere in un certo modo, certamente. Abbiamo l'Europa che ci massacrerebbe se non decessimo una cosa diversa, ma noi siamo convinti che in questo sistema, così come si è creato il tempo, passando dal proporzionale, poi al maggioritario, poi un certo proporzionale misto a maggioritario, come diceva pure Massimiliano, che non ci sono le preferenze. Cioè, tutto questo sistema elettorale va a cambiare. Fatto sta, abbiamo fatto, e chiudo, un altro minuto, abbiamo fatto la grande marcia del deserto, la traversata del deserto. Dagli uomini che andavano scappando, che altrimenti venivano arrestati, aprendo guerra, ad oggi che la Meloni governa. Un passaggio epocale, un partito che era messo agli angoli, come un partito che non poteva avere la sua paternità, non poteva avere la sua legittimazione a stare in una nazione, esulo in patria, diceva Tarchi, e poi è cresciuto. Tangentopoli ha dato una grande mano. Nel 94, ricordiamoci che il 13% l'ha preso l'MSI, non l'Alleanza Nazionale. Nazionale arriva da Fiuggi, ma l'apertura era già con Missini. Attenzione alle date, altrimenti potremmo commettere anche degli errori. Alleanza Nazionale nasce come contenitore nel 94, io c'ero quella sera a Roma nel 94, come contenitore. Fiuggi fa nascere l'Alleanza Nazionale. Dopo si va al governo, si apre, e poi con Giorgio Meloni definitivamente arriviamo al governo. Prima eravamo dei parte minori nei confronti di Berlusconi, oggi siamo noi alla guida, oggi possiamo dire che è veramente la destra-centro. Questo è un grande sforzo che dobbiamo fare tutti, e lo dico alla mia classe dirigente romana, che non possiamo dimenticare la provenienza. Non vorremmo che nella voglia di farci accreditare come se una parte della storia di questo partito potesse essere impresentabile. Faremmo un grande errore. Il rispetto intero della storia complessiva del nostro partito, che si è poi attraverso le altre sigle, oggi governa l'Italia. E noi siamo tutti insieme, perché i nostri avversari, oggi più che altro, la classe dirigente del partito essere, perché dobbiamo sopportare chi governa,
un fatto è fare opposizione, un fatto è difendere il partito con i propri militanti, i propri dirigenti a difendere l'azione governativa, che è molto più difficile degli attacchi quotidiani che avremo da avversari e anche amici interni di coalizione. E dunque ci aspetto, caro Fabrizio, un grande compito che però anche, come dire, la fortuna di aver avuto dei grandi interpreti, Lucio D'Avella, Pino Rauti, Almirante, la storia del partito non si divide, non esiste di buoni e cattivi una storia di un partito, ma tutti insieme fanno, sono patrimonio del nostro, della nostra identità culturale, politica e sociale. Partito nazionale, partito sociale, liberale per certi versi. Abbiamo tantissime espressioni che vengono dalla Democrazia Cristiana, dal centro, da altri partiti. Bene, spazio per tutti, ma ricordiamoci anche la nostra provenienza. Grazie. Buonasera, devo ringraziare l'onorevole Giordano che il mio intervento non era programmato. Dopo aver fatto però conoscendo la tua amicizia, mi sono abbracciato veramente affettuosamente, che non ci vedevamo da molto tempo dopo la crisi della guerra. Io non farò soltanto un intervento veramente flash, non dico flash da avvocato, ma lo dico seriamente perché ormai l'ho tanto, quindi ci hanno domandato. Volevo evidenziare una cosa. L'impegno che abbiamo fatto veramente eccellente. Volevo ricordare sia a Leonardo che a Fabrizio Sandrella come è cambiato il linguaggio del nostro mondo. Ed è cambiato soprattutto per il fatto, Rocco, io logicamente non è che voglio fare appunti sulla questione della storia, sulla questione delle date, eccetera, eccetera. Ma noi oggi in Italia, con la vittoria di Giorgia, abbiamo assistito ad una rivoluzione. Ed è stata una rivoluzione nella quale, nella storia o senza storia, noi avevamo sempre sperato che si potesse raggiungere. Di Pinuccio da D'Arena, io ho un affetto personale, ci sarebbe bisogno di una serata intera per ricordare non soltanto la grande cultura, così come avete fatto voi, ma in una parte a ricordarlo già stasera, ma ricordare gli aspetti umani di Pinuccio da D'Arena, non solo gli aspetti umani, anche gli aspetti folcloristici che Pinuccio da D'Arena svolgeva la sua vita. Voglio ricordare una sola cosa: quando è stato qui a Policoro, l'ultima volta che è stato a Policoro, abbiamo fatto un convegno, ero io per il presidente dell'Alleanza Nazionale, abbiamo fatto un convegno nella sala comunale, venne Pinuccio da D'Arena e andiamo a Policoro, che non girava in macchina. Pinuccio da D'Arena aveva un Mercedes Spider, cioè una cosa proprio di una regnanza unica al mondo, che voglio dire, in qualsiasi posto dove lui arrivava, la cosa che doveva ricercare per primo, oltre all'affetto e all'amicizia di famiglia tutti quanti, era la pasticceria. Perché se lui non mangiava, non faceva la carne insieme alla cucina, quanti pasticcini si mangiavano in più, cioè, voglio dire, era di una umanità incredibile. La cosa più bella di Pinuccio, a mio modestissimo avviso, per come lo conosco, oltre alla cultura, eccetera, eccetera, c'è scritto anche nel libro, meno male che l'avete ricordato, è stato definito il ministro dell'armonia. Guardate, da quel concetto, a mio modestissimo parere, nasce tutta la vicenda della destra che oggi finalmente governa questa nazione, e che io ritengo che effettivamente non può essere soltanto, proprio perché si tratta di una rivoluzione, non può essere soltanto un passaggio momentaneo. Cioè, di Giorgia Meloni già incominciano a contestare. Io quando sono stato contento, quando c'è stata la vicenda, per esempio, di questi imbecilli, che soltanto imbecilli sono, perché noi quello dobbiamo sempre dire, non è tanto la storia, è il nostro anticomunismo, voglio dire, ferro da questo punto di vista, lo ricordavano loro quando sono anche intervenuto su questo. Ma nel momento in cui tu leggi sul giornale la critica che hanno fatto a Giorgia Meloni, adesso che è stata lì per la questione della figlia, e sentire queste quattro imbecilli che fanno di queste critiche qua, allora tu devi essere veramente, uno di noi deve essere veramente contento che da anni ha appartenuto alla destra. Noi abbiamo sempre sognato quella destra che oggi finalmente governa. Certo, le cose che dicevate voi sono essenziali, dobbiamo anche confrontarci poi su quello che succederà dopo. Speriamo che effettivamente tutte le promesse che sono state fatte, perché questa deve essere poi la nostra forza, vengono mantenute come si deve. Ecco perché il ricordo di Pinuccio da D'Arena non è soltanto un ricordo affettivo, ma deve essere almeno un ricordo concreto, perché da Pinuccio da D'Arena si è partita e si è arrivata a questo stato nel quale ci troviamo. Grazie, scusate.
Concludiamo, vi prego di attendere ancora un attimo con l'intervento di una generazione che non ha conosciuto di persona, come devo dire, Pinuccio Tatarella, cioè il segretario regionale di Gioventù Nazionale, Michele Giordano, che invito ad avvicinarsi. Ha ricordato Pinuccio questo tratto umano di Pinuccio, del quale anche noi siamo stati testimoni. Nell'87 da candidato in Basilicata venne a fare un comizio a Montalbano, che all'epoca aveva, come dire, un bel po' di elettori come Montescaglioso e Tursi per il Movimento Sociale Italiano. Era sparito, il comizio per cominciare era sparito. Sì. Lo troviamo in Brasile, un bar pasticceria con la diplomatica in mano, che gioca a carte con i vecchietti del bar, per dire che era un personaggio del popolo, per cui nella sua immagine di una destra non poteva dimenticarsi assolutamente del popolo. Che mi è padre, però preferisco chiamarlo così in questa circostanza. Saluto Fabrizio Tatarella, saluto Pino Callà, saluto le persone ancora presenti e mi preme precisare una cosa. Io sono del 1991, Fabrizio. Ho fatto appena in tempo a prendere l'ultima tessera d'Azione Giovani. Quando il compianto Pinuccio morì avevo solamente 8 anni. Motivo per il quale finché sono cresciuto gli ho sentito parlare sostanzialmente da papà, gli ho sentito parlare dagli ambienti politici vicini a papà e, come potrai benissimamente immaginare, mi sarò fatto anche una certa idea essendo cresciuto nel filone della destra sociale. Tuttavia ti ringrazio per questa pubblicazione e ti ringrazio per questa pubblicazione perché ci ha fatto, o meglio mi ha fatto davvero comprendere che cosa significhi la formula conservare innovando. Ebbene, per un mondo che in realtà ha sempre fatto del coraggio e della, diciamo, dell'audacia i propri valori, è certamente una cosa da promuovere ciò che Pinuccio Tatarella ha fatto guardando alle sfide della modernità. Tante volte noi siamo portati a rifugiarci in un passato, tante volte anche nostalgico, in realtà la modernità è ciò, è il terreno in cui ci dobbiamo confrontare, in un mondo che poi ha sempre creduto e amato l'Italia unita e indipendente, non può certamente essere un disvalore quello di aggregare forze diverse per costruire realmente questa unità intergenerazionale e interculturale e interpolitica, anche se proprio vogliamo, per poter poi vincere le singole battaglie. E soprattutto per un mondo che ha subito tante volte gravi perdite umane, tanti giovani hanno perso la vita per appendere un manifesto nel silenzio della partitocrazia, nel silenzio della convention excludendum, eccetera eccetera, sarebbe stata certamente un'onta quella di non guardare ad altri mondi per far sì che quelle idee diventassero maggioritarie e portassero dei successi. E credo che la lezione di Tatarella oggi sia quanto più attuale, soprattutto sul tema del presidenzialismo. Ne parliamo ormai da troppi anni, questo governo ha finalmente, probabilmente, la possibilità di far sì che si arrivi al presidenzialismo, alla riforma delle riforme. E la lezione di Tatarella deve essere l'esempio e non può rimanere inascoltata. Questa non può assolutamente essere la battaglia di un solo partito, ma deve diventare la battaglia di tante forze politiche, culturali e della società civile italiana affinché finalmente si arrivi ad innovare lo Stato italiano. Non c'è nulla di più di destra che puntare alla partecipazione istituzionale e sociale di cui parlava Pinuccio, non c'è nulla di più di destra che puntare ad un sud che fosse protagonista in Italia e in Europa. Non c'è nulla di più di destra, come diceva ancora Pinuccio, che guardare al futuro consapevoli del fatto che le idee debbano ad un certo punto trasformarsi in azioni. E questa è la lezione più grande che ci viene da Pinuccio e ci viene dal tuo libro. È il motivo per il quale lo consiglio, e lo consiglio soprattutto ai più giovani, affinché quelle radici profonde che non muoiono mai diventino, traggano nuova linfa da questa lettura e possano guidarci giornalmente nelle nostre singole azioni quotidiane, nelle azioni di governo, per poter poi risollevare finalmente l'Italia. Grazie Fabrizio. Siccome il libro, dicevo, sta andando bene, sono rimaste soltanto 2 copie, io mi impegno, perché immagino che finiscano, che come è capitato a Teramo dove c'erano 200 persone e sono finite le 40 copie che ho portato, mi impegno, lo dico al partito, a girare Novasiri, Bernardo, cioè dove volete, io sono a disposizione di tutti gli amici di mio padre. Abbiamo appena avuto una richiesta. Che mi sta capitando, che vado a Teramo, mi chiamo, vuoi venire a pescare il 2 dicembre, vado a Policoro, vuoi venire, io sono a disposizione di tutti. Avvocato, posso prendere la parola per piacere? Buonasera, io sono Marco, porto il saluto di chi ho avuto il piacere di conoscerla in occasione della inaugurazione della sede a Mortola.
per le elezioni amministrative. Io ho fatto 60 anni. Vieni qua, vieni. No, vabbè, avevo anche... A Mottola non l'abbiamo presentato. Buonasera, io sono Marra da Mottola. Come dicevo, grazie della, insomma, dell'invito, noi siamo venuti... Io sono qui con mia moglie, attualmente è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Mottola, seppur all'opposizione. È vero che il potere logora chi non ce l'ha, diceva Andreotti, però comunque noi 9 anni fa abbiamo fondato Fratelli d'Italia a Mottola con l'onorevole Gemmato e con il senatore Filippo Melchiorre. Quindi siamo stati anche lungimiranti. Mi preme sottolineare una frase che ascoltai da Giorgia Meloni al congresso di Trieste. Disse la frase: abbiamo messo in sicurezza la destra, adesso ci proponiamo per governare l'Italia. Devo dire che c'è riuscita, io la sto seguendo molto, io non posso fare politica attiva perché sono un dipendente comunale, però diciamo, ho lanciato mia moglie che si sta non lanciato nel, insomma, nell'orbita politica, però devo dire che nel 2013 mia moglie, che non seguiva politica, diceva alla Camera votiamo Forza Italia perché c'era il candidato locale, però dice al Senato avrei piacere di votare la Meloni, Fratelli d'Italia. Devo dire che mia moglie poi è stata lungimirante anche lei, e quindi io poi avrei piacere di conoscere le modalità e insomma le... Chiamateveci. Un recapito, tutti, oramai è diventato... Sì, non ho dubbi, cosa, però voglio dire, il contatto proprio umano... quindi, ce l'hanno... Grazie davvero a tutti. Grazie. Grazie, abbiamo tenuto abbastanza a lungo, grazie comunque anche per la pazienza.